Non è vera, Verratti in corso, il numero di Verratti del ristorante. Attenzione, oh! Olè! Ma dammi sul proiettore. Ciao, buonasera. Allora, sto andando al ristorante Le Streghe e in questo momento la gente mi guarda malissimo, ragazzi, mi sento un po' autistico. Tra l'altro, non so se sì, sto andando dalla parte giusta. Mi trovo a Piazza del Popolo, a Flaminio, e mi sto spostando con i mezzi perché purtroppo, ragazzi, a volte nella vita ci tocca anche soffrire. Per chi non lo sapesse, ma tanto l'avete già letto dal titolo e avete visto anche sicuramente qualche foto perché mi seguite su Instagram voi, vero? Se non mi seguite sta comparendo l'omino in questo momento. Comunque, appunto, c'è stato l'evento 2 settembre, oggi è 2 settembre, evento per Spagna Italia, il ristorante Le Streghe con Roma Crew. Oggi in particolare, ragazzi, ci saranno tantissimi ospiti, li scoprirete mano a mano che andiamo avanti. Mo possiamo partire. Sto a Flaminio, guardate quanta strada devo fare, devo arrivare esattamente a Porta Furba. Cioè, 5 minuti vuol dire che è passata mo. Che culo ci posso avere io nella vita? Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che a mezzanotte è il compleanno di Pietro. Grazie. Dicevamo, a mezzanotte il compleanno di PF e noi gli abbiamo voluto regalare un dildo, giustamente, per fargli capire quanto ci teniamo a lui. Quindi vediamo un po' come reagire, mi raccomando, fategli gli auguri qui sotto nei commenti. Comunque, dato che dovete commentare per fare gli auguri a PF, commentate anche scrivendo hashtag io c'ero se c'eravate, a parte la gente bellissima che guarda male, io mi sento un fenomeno quando faccio queste cose, oppure commentate sempre qui sotto per dirmi di dove siete, dove vorreste che ci siano eventi in futuro, perché chiaramente, come sapete, non dipende esclusivamente da me, però sicuramente se ne avremo la possibilità in futuro ci muoveremo anche in, diciamo, fuori Roma, in altre parti d'Italia. Comunque siamo quasi arrivati al ristorante, quindi ci vediamo direttamente dentro. Aspetta, appena metto a fuoco puoi parlare, ho detto, non puoi parlare, non ti puoi neanche muovere, è proprio... Ragazzi, è più bello sfogare il corpo, vero? Ma cazzo si fa? Mamma mia, guarda! Ma cazzo si fa? Comprare la videocamera e manco funziona! E poi qui c'è un laziale, ogni tanto tornano in vita. Eh sì. Qua, dopo che facciamo, esatto, vinciamo qualche derby. Esatto, c'è anche Gabbomen che si imbuca, non sapendo che in realtà non è ben accetto. Ne puoi andare? Perché non sono ben accetto? Perché... No, perché stai fuori luogo. Il luogo tuo è il bagno. Puoi spiegare a chi guarda la carriera che io faccio ironicamente con la Lazio, che è ironica, perché non la capisco. Non ve la prendete, cioè, io mi diverto. Ma come cazzo si fa? Ecco, niente, ormai restrizioni a bomba. Ragazzi, è divertente, dai, lo sfottò tra una tifoseria e l'altra, ci sta. Quindi, non ve la prendete, non ve la piate, ma se proprio la dovete piare... Piatevela con... No, piatevela nel culo. Sono 19:20 e con netto anticipo rispetto alla tabella di marcia ha preso in ostaggio. Fatto sta, ragazzi, che lui, se voi vedete foto belle nei video, no, non me ne fanno pure mettere in video, però foto belle che non stanno nei video, ma su Instagram faccio io. È tutto qua sotto, giusto? A posto. Scherzi a parte, ragazzi, adesso sono le 7:20, quindi tra poco comincia ad entrare la gente. Mi sono dimenticato di dirvi, almeno in questo video, che c'è quasi il tutto esaurito. Più di 100 prenotazioni e quindi è una figata. E allora direi che ci rivediamo più tardi, a inizio partita. Fe, ma dove stai andando? Dove sto andando? Di là. Ma l'evento state qua? Quindi? No, io ho fame, Matteo, no, vabbè. Dobbiamo mangiare, tu non hai capito, allora, lo dico pure a voi. Cioè, noi dobbiamo mangiare dopo la partita, cioè prima delle 11, non si tocca cibo, io non ce la faccio, sto a digiuno dall'altro ieri. No, non è vero, sto mangiando come un porco, però c'ho fame, ciao! Perché se no ci mettono sotto. Io ho già dato, onestamente. È un po' brutto che mi... Sei sazio? Infatti mi sono spostato una mano e non si parlerebbe con la bocca piena, poi no, però diciamo che allieva un po'... Qua a me l'alice manco mi piace. Ah, ci stanno pure le alici dentro? Sì. Con il destro, oh, mamma mia, che vantaggio! Disco l'ha buttato dentro! Ma che palle, però! Ragazzi, guarda le pagine! No, però non posso andare così in verticale perché torniamo un attimo indietro.
quello intanto che è più arancione che è giallo. La seconda volta che concedi una punizione al limite dell'area. Lo stavo dicendo io. Minuto, ma non è possibile. Pallone per Berratti in corso. Il numero della mia rauti desistonante. C'è Deulofeo, c'è Nascia, Spiriguela, Aspas, Tiago Alcantara, cioè ce ne sono. Ce ne sono da uno. C'è un'altra squadra, veramente. Ma chi è la Spagna potrebbe qualificare se non si ha. Il chi è Deulofeo? Ce ne sono da Deulofeo? Morata. Nacho. Nacho. Astori, Bernardeschi, Eider, Conti, D'Ambrosio, Donnarumma. Porco tutto. Ho visto la sua faccia, mi fa detto la Spagna e poi la facciamo dell'Italia. La Spagna ancora in possesso palla, non lasciatemi lo spazio per calciare. Porca di quella! Ramos! Sì, no, Ramos ha fatto l'assist! Cioè, si è fatto 100 metri Ramos senza palla! Niente ragazzi, avete visto la partita! Una sveglia clamorosa, però... Sapete, no, abbiamo sbagliato tutto, l'atteggiamento eccetera, quindi spero che serva da lezione a quell'uomo lì inquadrato. E niente, dai, adesso dobbiamo festeggiare il 18° di PF, quindi ci vediamo dopo col brindisi, a mezzanotte, presto. Il bello è che l'anziale si dice società politica. Infatti. Deep in your soul, the fortune teller's always right. Comunque regà, intanto noi mangiamo e dopo pensiamo al 18° di PF. Regà, ricominciate a parlare di bestemmie dopo, perché countdown tra poco il nostro PF diventa maggiorenne. Quindi un attimo, No, a lei ma a mezzanotte 3. Quello dal telefono suo proprio, 23:59, no? 23:59. E poi c'è, scusa, io vorrei sapere come facciamo a fare un countdown se non sappiamo i secondi. Aspetta, io mi sposto di là intanto. Mi sposto. Mamma, stai a video veramente. Sto a fare un video a mezzanotte, auguri! Auguri! Dai, non puoi essere arrestato, sei maggiorenne! Adesso puoi fare le canzoni in maniera legale. Vero. Cosa ti senti dire? Cosa ti senti dire a un laziale che sta guardando questo video? Dopo la prestazione Immobile, io ce l'ho. Da fianco, ecco. Cosa ti senti dire ad Alfred dopo la prestazione Immobile? Coraggio. Attenzione, oh! Olè! Ma dai, mi sono sul proiettore! Che? No, sono andato a posare una cazzo a volo in macchina. Allora... Sì, sono altri gol e ho fatto un culo dietro. Sei veramente una brutta persona, io ormai... Ma tra dentro! Spoiler! Sta a fare una rettoscopia tra un po', aspetta, Ecco fatto. Bello. Vedete che tipo vivo, ecco, c'è una lettera. C'è qualcosa per te, c'è che c'è. Christmas time. Christmas time. Christmas time. Ha detto ok, mo piango, invece no, meno male. Aspettiamo, però c'è il pezzo, forte. Ma tu muore, attenzione. No, vabbè, no. No. Olè. Un poco da brugo vero questo. Ecco, molto. No. Però questi diciamo che ci hanno più. Cioè ragazzi, questo è per la trasmissione da paura. Ma non solo però, perché abbiamo deciso. Mo se apro c'è Totti dentro. Perché abbiamo deciso wireless. Come stai? Perché wireless? Perché così te ne vanno a far culo con tutte. Così esci, te ne vai da. No, è vero! Cazzo, sei fuori! Vabbè, questo non stavo in diretta, spero per te. Stavo in diretta sulla pagina di Dale Garo. Ma che sei? Mi raccomando, ricorda di rimontarlo. Per una che ne nomini, 10 si straniscono. E che puzzano? Di Vittorio. Di culo. Sanno di Roma. Oh, che romantico. Oh. Ma le fusa? No, più che altro così te levi quei cuffiette di merda che ti si può vedere a fare la radio, fa, con l'auricolare. Che cazzo sei alto, Marco? C'hanno i piedi.
Sto guardando Instagram. Ah sì? Sì, sto cercando qualche giro di giro femminile, però tutti maschi. Trovo solo quei giri, per altri giri. Sì, però va bene uguale. Tutto. Cioè, tempo di guerra non si butta niente. Ma non esagero, così finirà il video.